Buongiorno. Vi farò vedere come preparare dei pancake, le classiche frittelline americane, però le andiamo a fare in versione salata e con la ricotta, quindi li andiamo a italianizzare un bel po'. Innanzitutto iniziamo dalle dosi: 150 di farina, 2 uova, 100 ml di latte, 80 g di ricotta e poi un pochino di lievito per preparazioni istantanee salate. Dopodiché, dopo aver fatto questo impasto base, potete andare ad arricchirlo a piacimento, andando per esempio ad aggiungere, come farò io, del formaggio grattugiato, del pepe nero, del prezzemolo tritato. Quindi questo qua è l'impasto base. Fondamentalmente i pancake altro non sono che frittelle che possono poi essere gustate e accompagnate a piacimento. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare è separare le nostre uova in tuorli ed albumi. Dobbiamo andare a montare gli albumi a neve. Ecco qua, ho montato i miei albumi e in questo momento li metto da parte. Il fatto di montare gli albumi nella preparazione dei pancake anche dolci non è un passaggio obbligatorio, c'è chi non lo fa, ma secondo me fatti in questa maniera vengono più soffici, quindi a me piacciono di più. Vado a prendere una ciotola, vado a mettere i miei tuorli. E a questi devo andare ad aggiungere la mia ricotta fresca, quindi 80 grammi di ricotta lo vado ad aggiungere ai miei tuorli. Sto lavorando la ricotta con il tuorlo fino a ottenere una sorta di cremina. Naturalmente, se la ricotta è molto molto asciutta, magari lavoratela prima con la forchetta in modo da evitare la formazione di grumi. Ora ho fatto questa cremina di tuorlo e ricotta. A questo punto vado ad aggiungere il latte e la farina bianca, che sono circa 150 grammi. Fatto anche questo passaggio, adesso vado ad aggiungere il lievito istantaneo. Ne basta veramente poco, quindi per questa quantità va bene un cucchiaino pieno, non di più, non serve tutta la bustina. Il mio impasto base è più o meno finito, nel senso che alla fine dovrò aggiungere gli albumi montati, però l'impasto base è finito. Ora lo andiamo ad aromatizzare. Io vado a mettere un pochino di parmigiano grattugiato. Naturalmente giocate con i formaggi che volete, quindi se volete farlo più sapido col pecorino potete, se siete della mia zona e avete del bel caciocavallo fate pure, insomma dovete utilizzare un formaggio da grattugia bello sapido a vostra scelta, un pizzico di sale e poi potete andare ad arricchire il vostro impasto con delle erbette aromatiche. Io in questo caso sto utilizzando il prezzemolo. Anche qua variate come vi piace, con le erbe, con le spezie, potreste anche aggiungere qualche spezia e fare dei pancake colorati. Insomma, come sempre, io ve lo dico a ogni video, io vi do l'idea base e poi voi con la vostra fantasia dovete fare dei capolavori, mi raccomando. Il nostro impasto è praticamente pronto. L'ultima cosa che dobbiamo andare ad aggiungere sono appunto gli albumi montati, perché questi albumi montati permetteranno ai pancake di venire più soffici e più gonfi quando li andiamo a cuocere. Li miscelo con una spatola dal basso verso l'alto per non fare smontare il mio composto. Questa è una tecnica che dovete sempre utilizzare quando andate ad aggiungere gli albumi, proprio per non farli smontare. Quindi in questa maniera, con questo movimento, noi riusciamo a fare incorporare aria al nostro impasto, facendolo venire migliore alla fine. Come tutti i pancake, vanno gustati caldi, perché i pancake sono delle frittelline di per sé, che non hanno nulla di strabiliante. Quindi vi conviene farli sul momento e andarli a gustare da caldi, perché così sono buoni. Buonissimi. Poi quando raffreddano, insomma, secondo me perdono gran parte del loro gusto e quindi è un pochino un peccato andare a sprecare i nostri ingredienti. Però la pastella cruda, se voi per esempio dite io oggi ne voglio due e gli altri me li voglio mangiare domani, la andate a coprire, la mettete in frigorifero e per 24 ore potete utilizzarla, quindi non per forza dovete cuocere i vostri pancake al momento. Quindi si va a fare sciogliere una nocetta di burro, si prende un mestolo, si va a mettere un mestolo di impasto in padella, si lascia cuocere pochi minuti per lato. Quindi adesso prendo la padella, verso un mestolo di impasto, più o meno ho fatto un tondo, ora ho paura ad avvicinarlo, vediamo se riuscite a vederlo, così poi ve la faccio vedere da cotta. Se volete essere sicuri di fare dei tondi ben regolari, potreste anche decidere di mettere un coppapasta nella vostra padella in modo tale da versare l'impasto direttamente all'interno del coppapasta ed avere dei tondi perfetti. Naturalmente questo è un vezzo estetico, non c'è alcun bisogno in termini logistici di fare questo passaggio. E poi io per esempio oggi
li ho proposti con dei funghetti trifolati, semplici semplici, funghi champignon fatti in padella, quindi senza troppe pretese, però potete andare a mettere quello che volete, anche qualcosa con un bel sughetto, in modo tale che man mano che si mangia la frittella si va, come diciamo noi nella mia zona, a sponzare il pancake all'interno del sughetto per renderlo ancora più sfizioso. Come vedete la base si è in qualche maniera compattata, quindi vado a prendere così, op, e vado a girare la mia frittellina e la faccio cuocere. Quindi una volta che si è dorato anche il secondo, anche la seconda facciata, la nostra frittellina è pronta. È vero che è un'americaniata, ma noi comunque la andiamo a fare all'italiana, con la ricotta nostrana, con i formaggi nostrani. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere le belle idee dall'estero e farle nostre. Spengo e vi faccio vedere la mia frittellina bella e completa. Ecco qua il mio pancake alla ricotta salato, faccio vedere anche la seconda facciata, e quindi è già pronto, come avete visto, facile facile, pochissimi ingredienti, economici, e potete servirlo e presentarlo come volete, come antipastino sfizioso e originale che vi costa pure poco, quindi questo male non è. Un bacione a tutti e a prestissimo, ciao, buona giornata.